Gerarchie confermate o quasi nelle gare 1 dei quarti di finale playoff scudetto della Samsung Galaxy Volley Cup. Successi per Igor Gorgonzolo Novara, Imoco Volley Conegliano, Savino De Bene Scandicci e Saugella Team Monza. Le Brianzole si sono imposte nella gara in trasferta contro l'UNET Work Busto Arsizio, sovvertendo quanto stabilito dalla classifica di regular season. Le campionesse in carica battono il Bisonte Firenze per 3-1 in una sfida quasi sempre sotto controllo, tranne nel passaggio a vuoto di fine terzo set che ha permesso alle bisontine di accorciare sul 2-1. E Gonu sempre superstar con i 27 punti all'attivo ed eletta MVP del match. Al pala Yamamai una Saugella Team Monza Maidoma di rimonta batte 3-1 le farfalle della UNET Work Busto Arsizio e si giocherà in casa la possibilità di accedere alle semifinali. Le Bustocche, pur lottando punto a punto nei parziali decisivi, alla fine devono cedere sotto i colpi dell'ex Avelcova e di un indemoniato Ortolani, autrice di ben 28 punti personali. Si conclude con due netti 3-0 invece la giornata di domenica. Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano sfruttano appieno il fattore campo e nei match di apertura delle rispettive serie superano mai Cicero Volley Pesaro e Liugio Normeccanica Modena, portandosi avanti 1-0. Tra sabato e domenica prossimi le gare 2, le eventuali gare 3 invece sono programmate per mercoledì 28 marzo. Sapevamo che sarebbe stata appunto dura con degli attaccanti forti davanti a noi. Abbiamo preparato penso la partita in un ottimo modo, quindi con pazienza appunto abbiamo iniziato prima a toccare i loro attacchi, poi a murarne alcuni. La difesa ci ha sempre aiutato alle nostre spalle e quindi è una partita fondamentale questa.